Grazie Monsignor Maceroni, che ha, come dire, anticipato il perché io sono qua, perché l'archivio del quale io sono responsabile conserva in parte la ricca biblioteca di San Salvatore Maggiore e una parte dell'archivio dell'Abbazia di San Salvatore Maggiore. Ho accettato l'invito di Monsignor Maceroni a partecipare a questo convegno storico su Massimo Rinaldi non senza qualche preoccupazione, vista la competenza degli altri relatori che mi hanno anticipato e per la difficoltà di compendiare in una breve comunicazione il tema che mi era stato assegnato. Mi consenta però, Monsignore, di dare qualche piccola annotazione storica. Come noto, per secoli la storia dell'Abbazia di San Salvatore Maggiore è stata legata alla millenaria Abbazia di Farfa. Con la bolla Studium Coempensa Ficimur del 25 novembre del 1841 fu eretta da Papa Gregorio XVI la diocesi di Poggio Mirteto, sopprimendo le abbazie Nullius Diocesis di Farfa e di San Salvatore Maggiore, unite dagli inizi del XVI secolo, ma ridotte allo stato di semplici titoli. Alla nuova diocesi Mandelensis furono lasciate soltanto sette parrocchie attorno appunto all'abbadia di San Salvatore Maggiore, parte del territorio farfense e le zone medio orientali dell'antica diocesi di Sabina, nonché Torricella, che fino ad allora era appartenuta alla diocesi di Rieti. Un'ulteriore modifica, e qui arriviamo al tema, avvenne nel 1925, quando Papa Pio X, con la Costituzione Apostolica in Altis Sabine Montibus, procedette alla dismembrazione dell'abbazia con l'acquisizione da parte della diocesi di Rieti dei territori e delle parrocchie relative. Dopo secoli di contese giurisdizionali tra gli abati commendatari di Farfa e San Salvatore Maggiore e vescovi reatini, si ricostituì l'antico territorio della diocesi di Rieti. Il vescovo ne assumeva il titolo di abate perpetuo di San Salvatore Maggiore, cum omnibus bonis redditibus et iuribus, e idem abbazie pertinentibus, mentre i canonici e i censi rimasero al seminario di Poggio Mirteto. Giova ricordare che il seminario di San Salvatore Maggiore, con la ricca biblioteca, era stato già trasferito a Poggio Mirteto ed inaugurato il 4 novembre del 1837. Giorno sacro al gran modello dei vescovi, il glorioso San Carlo Borromeo, principale protettore del seminario, come riporta appunto Luigi Manzini nella biografia del cardinale Luigi Lambruschini. Mentre preparavo questa comunicazione, la prima cosa che mi sono chiesta è stata quale fosse l'eredità che il servo di Dio, il vescovo Rinaldi, il venerabile di Dio, scusi, il vescovo Rinaldi, che per primo portò il titolo di abate perpetuo di San Salvatore, ricevette dalla diocesi di Poggio Mirteto. A questa domanda ho trovato risposte consultando le fonti archivistiche conservate presso l'archivio storico diocesano di Poggio Mirteto. Il terribile terremoto del 1915 aveva lasciato gran parte delle parrocchie di quel territorio diocesano sprovviste di chiesa e casa parrocchiale. Infatti, come scrive il Monsignor Luigi Ferretti, ultimo vescovo di Poggio Mirteto, nella sua relazione quinquennale del 31 gennaio 1921, lui scrive praticamente che diciamo, la diocesi, quella parte della diocesi, era rimasta senza casa parrocchiale, senza, per la vetustà e per la colpa del terremoto. Più avanti, nella medesima relazione, ravvisava l'impossibilità di mandare i seminaristi in villeggiatura nel cenobio di San Salvatore Maggiore, perché lo stesso aveva bisogno di magnis reparationibus, per cui con grande pena doveva rimandare i suoi seminaristi alle famiglie. La stessa ansia e preoccupazione la ritroviamo in una circolare di Monsignor Rinaldi, ritrovata nel nostro archivio, nella corrispondenza con Monsignor Amadei, di cui parlerò brevemente più avanti. Nella corrispondenza intercorsa tra la curia e le parrocchie dell'ex diocesis Nullius, che giova ricordare così come riportato nella seconda visita di Monsignor Ferretti, erano Valle Cupola, Varco, Poggio Vittiano, Roccavittiana, Lungone, Vaccareccia, Pratoianni, si trovavano le difficoltà dei sacerdoti che così scrivono al cancelliere o al vicario generale. O poi, se si credesse di fare la sacra confermazione nell'abbaziale per le tre più prossime parrocchie, ci si avverta. Certo, per Patroianni e Vaccareccia, che hanno per chiese parrocchiali qual una baracca e qual un cascinale o stalla,
vi sarebbe più decenza farla in San Salvatore Maggiore. Questi montanari amano tanto di far processione, dunque due passi in più non nuociono. Questa era la situazione che il vescovo Rinaldi ereditò dalla diocesi di Poggio Milteto. Mi piace ricordare, anche in virtù del fatto che entrambi furono impegnati nel tentativo di restituire l'antico splendore all'abbazia di San Salvatore, che fu, come noto e come riportato anche da Monsignore stamattina, il Delai, allora cardinale vescovo di Sabina e segretario della Sacra Congregazione Concistoriale, a comunicare a Massimo Rinaldi nel luglio del 1924, nell'orto di via Calandrelli, la sua elezione a vescovo di Rieti. Nota è anche la risposta che il cardinale ricevette da padre Massimo: «Ma non è possibile, eminenza, io sono un povero missionario e più avanti, per carità, non si faccia uno sproposito simile, sono un povero missionario, per me ci vuole la zappa, non il pastorale». I rapporti tra i due vescovi si mantennero fino alla morte del cardinale, avvenuta nell'ottobre del 1928, perché accanto alla Costituzione Apostolica in Alti Sabini Montibus c'era stata la Costituzione Apostolica Suburbicaria Sabine Diecesis, con la quale si erano unite le due antiche diocesi, la diocesi di Sabina e la diocesi di Poggio Milteto, quindi si erano trovati a essere vicini. Come ben evidenzia Monsignor Giovanni Maceroni nell'introduzione storica alla ristampa delle opere di Alfonso Schuster, che mi è stato d'aiuto per la compilazione di questa mia breve relazione, nell'abbazia di San Salvatore Maggiore, appunto Monsignore scrive: «Nonostante che la Costituzione Apostolica del 3 giugno 1925 avesse stabilito il passaggio del territorio dell'abbazia di San Salvatore Maggiore alla diocesi di Rieti, il Cardinal Delai continuò ad interessarsi di persona al restauro e di quanto riguardava l'antico monastero fino all'esecutoria del 12 febbraio 1926 emanata dal vescovo Rinaldi. Gran parte di quanto relazionerò in appresso invece è tratta da un'altra, diciamo, da un'altra busta che mantiene ancora la vecchia notazione archivistica, ossia San Salvatore Maggiore, conservata nell'altra ala del nostro archivio diocesano, che è la sezione di Magliano Sabina. Noi non abbiamo ancora riunificato gli archivi. In essa trova posto una fitta comunicazione intercorsa tra il Cardinal Delai, il Vescovo Rinaldi, il Reverendo Sisto Fiori e più avanti con Sua Eminenza Sbarretti e con il Cardinal Sibilia. La documentazione per lo più tratta dell'annoso e sfortunato tentativo di riportare ai fasti antichi l'abbazia di San Salvatore Maggiore, che, così come si legge nella documentazione, che poi riporterò nella relazione, afflisse e preoccupò moltissimo Monsignor Rinaldi, che profuse per la causa e energie e risorse finanziarie anche della già povera diocesi che amministrava. Fra le tante notizie mi è sembrato opportuno ricordare ed elencarvi brevemente le seguenti. La prima che vi citerò è una relazione a Sua Eccellenza l'Onorevole Ministro dell'Istruzione, che era al tempo Pietro Fedele, stampata a Roma nel 1926, dalla quale apprendiamo che grazie al vivo interessamento dell'eminentissimo porporato Cardinal Delai, primo propulsore, e di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Rinaldi, Vescovo di Rieti, in data 15 settembre 1925 riuscimmo a far riconoscere dal Regio Ufficio del Genio Civile di Rieti un contributo di lire 443.836,86, che però, si legge in appresso, non era che il 75% dei lavori da eseguirsi. Molto indicativa dell'entusiasmo e dell'impegno che si stava profondendo per il recupero del cenobio alle scatocollo della stessa relazione. Eccellenza, noi non ci arresteremo, percorreremo imperturbati tutto il cammino che ci resta, però prendiamo impegni fin d'ora che l'imperiale monastero di San Salvatore Maggiore risorgerà. Risorgerà non come un mutilato di guerra, ma tale e quale lo videro i secoli passati. Più avanti, concludendo, rivolgendosi al ministro, voi decretaste di elevare la grandiosa abbazia ai fastigi di monumento storico nazionale. La relazione del 13 gennaio 1926 e la commissione era composta e presieduta dal vescovo Rinaldi, dall'onorevole Orsolini Cencelli, dall'avvocato Vignoli, dal commendatore Pompilio Benedetti e da Don Sisto Fiori. Da una minuta di Don Sisto Fiori
scritta a Longone nel 29 dicembre del 1926, indirizzata a Monsignor Rinaldi e a Sua Eminenza Delai, apprendiamo tra l'altro che un altro riferimento ai soldi che si stavano ricevendo per il restauro di San Salvatore Maggiore, che a termine di nuovo si riporta al fatto che si voleva portare agli antichi fastigi l'importante storico edificio, ma questa anche questa notazione che ho trovato molto interessante è che nei propositi e nelle speranze di Monsignor Rinaldi e del Cardinal Delai c'era il progetto di accogliere per la villeggiatura estiva seminaristi provenienti anche da diverse diocesi. Scrive infatti il Fiori: «Non sono io in grado di dar pareri, né so cosa sia si deciso in merito all'adibire un piano di San Salvatore per la villeggiatura del seminario regionale di Assisi, l'altro piano per Rieti, il secondo piano di proprietà di Poggio Mirteto». In un altro fascicolo, datato 26-28 della medesima busta, una lettera manoscritta di Monsignor Rinaldi, datata 5 settembre 1928, a Monsignor Giovanni Volpi, all'epoca amministratore apostolico di Sabina e Poggio Mirteto, al quale scrive di aiutarlo, anche con l'ausilio del Papa, a risolvere la questione di San Salvatore. E inoltre gli scrive: «Mi fo pure ardito, cara eccellenza vostra reverendissima, di ricordarvi la cooperazione alla vita dell'unità sabina, di cui saprà l'interessamento anche del Santo Prato. Le raccomando caldamente di perorare la causa presso i parrochi suoi». Nella camicia denominata Questione con la Fara, che era l'acronimo di Finanziaria Anonima Ricostruzione Antisismica, già al tempo si parlava di ricostruzione antisismiche, del 20 febbraio 1937, ritroviamo una precisa documentazione dattiloscritta di sintesi dello stato dell'arte relativa ai lavori di San Salvatore, che ritroviamo anche nel promemoria di Monsignor Rinaldi con la medesima data, riportato da Monsignor Maceroni nella già citata introduzione alla quale rimando. In sostanza si elencavano i contributi riscossi e quelli decaduti, i lavori non eseguiti a regola d'arte dall'impresario Matteuccio Enrico di Rieti, che seguì male i lavori per conto della appunto detta società Fara, e la precisa istanza di Rinaldi, che scrive: «Occorrerebbe che l'autorità amministrativa e politica intervenisse e obbligasse la ditta assuntrice dell'appalto a rifare tanto i lavori della Chiesa quanto quello dei tre ali del fabbricato. Così il Ministero, ridando vigore alla obbligazione numero 5528, decaduta, scrive, metterebbe i seminari in condizione di ripristinare il complesso di edifici sotto la direzione e vigilanza assidua del genio civile». In una lettera dattiloscritta del 15 febbraio 1940, con firma autografa di Monsignor Rinaldi, indirizzata al Cardinale Sbarretti, in cui scrive tra l'altro: «Il sottoscritto la prega di prendere in esame la preghiera di far restituire dall'autorità pontificia i beni di proprietà dell'abbadia di San Salvatore Maggiore. Essi in parte sono destinati ad aiutare i chierici poveri delle sette parrocchie di quella abbadia e in parte per la conservazione del grandioso monastero e chiesa di San Salvatore». Nella documentazione che conserviamo appare chiaro come, a causa dell'estrema povertà in cui si trovava la diocesi di Rieti, più volte il vescovo Rinaldi espresse il desiderio che venisse modificata la Costituzione apostolica in altis Sabine Montibus, affinché venissero trasferiti alla diocesi di Rieti quei canoni e censi che la medesima Costituzione aveva riservato alla diocesi di Sabina e Poggio Mirteto. Nella copia della lettera del 31 gennaio 1937, ancora una volta inviata dal vescovo Rinaldi alla Sacra Congregazione dei Seminari, si legge sul finire: «Alla bontà e saggezza dell'Eminenza vostra reverendissima, riferire al Santo Padre a far modificare la bolla per la restituzione all'abbadia di San Salvatore dei suoi beni di Poggio Mirteto». E vorrei concludere questa parte citando il volume della Positio Super Vita Virtutibus et Fama Santitatis relativa a Massimo Rinaldi, vescovo reatino,
dove al documento 68 troviamo nel capitolo sesto sul seminario la questione 41b, tra le altre cose, che Massimo Rinaldi scrive: manca affatto il luogo della vigileggiatura e non è possibile neppur pensare ad una probabile soluzione del grave ed urgente problema a causa dell'estrema indigenza in cui si trova l'istituto. Questa sta a significare, come vi ho già detto, che nonostante il grandissimo impegno profuso, la questione del restauro di San Salvatore non era affatto risolta. Anche se è sulla della trattazione che Monsignor Rinaldi mi aveva assegnato, mi sia concesso di aggiungere, mi avvio a conclusione, una piccola nota che mi ha rivelato ancora una volta la sensibilità di Monsignor Rinaldi e che ho ascoltato stamattina dalle relazioni per la pastorale parrocchiale. In una busta denominata corrispondenza privata di Monsignor Domenico Amadei ho ritrovato tutto un carteggio di lettere dal 32 al 39 scritte su carta molto semplice, anche di riciclo, senza intestazione, che il vescovo reatino inviava al citato parroco per ringraziarlo continuamente del bene operato nella mia diocesi. Lascio agli atti l'elencazione per la trattazione puntuale di questo carteggio. Grazie.